Ciao a tutti ragazzi, in questo momento noi siamo in live su Twitch, stiamo facendo una diretta, live reaction alla prima conferenza stampa di Massimiliano Allegri, la presentazione. Ai tempi c'era ancora Beppe Marotta, Allegri aveva i capelli, lo stemma della vecchia Juve, stiamo parlando dell'estate 2014, oggi siamo nel 2024, provo a vedere se il copyright di YouTube mi permetterà di ricaricare questo video oppure no, noi ci proviamo perché voglio vedere, non mi ricordo assolutamente niente di com'è stata la prima conferenza stampa di Allegri. Allegri, dato che una decade dopo sono cambiate tante cose, non solo nel calcio, non solo nella Juventus, proprio in generale nel mondo. E quindi direi di cambiare subito la schermata e possiamo iniziare questa live reaction. Cioè, guardate qua, che sensazioni, ragazzi, che sensazioni, non puzza tutto di vecchio? Dai, iniziamo, vediamo cosa succede. Purtroppo il volume del video è al massimo, quindi dobbiamo fare di necessità virtù. Per aver aderito a questo nostro invito, sapete tutti come si è conclusa la giornata di ieri, si è conclusa con la chiusura dell'esperienza di Antonio Conte, la giornata di ieri, allenatore con la Juventus, un'esperienza assolutamente straordinariamente positiva. Quindi questo dovrebbe essere il 15 luglio, cioè il giorno prima si dimette Conte, il giorno dopo c'è già Allegri lì. Incredibile, com'è andata la storia ragazzi, incredibile. Perché quello che è stato fatto in questi tre anni è qualcosa di indimenticabile, qualcosa di storico. Vincere tre scudetti consecutivamente, vincere due supercoppe nell'arco di tre anni è qualcosa veramente che rimane nella bacheca. Ce ne saranno altri sei. Tanti, quelle dei trofei vinti, la bacheca dei ricordi, delle emozioni vissute in un palmarès ricco di successi. Quinto scudetto per Marotta, quello di quest'anno con l'Inter. Per ringraziare Antonio Conte per quello che ha fatto per la Juventus, per quello che ha dato in termini. Quinto scudetto di Marotta, di cui quattro con Conte. Neanche no, non è l'Allegri 3.0. Società e quindi al management, a me stesso. Antonio Conte non è un allenatore vincente perché ha ottenuto questi titoli. Antonio Conte è un allenatore vincente perché ha dimostrato la sua grandissima professionalità, dettata da grande capacità, da grande conoscenza, da grandi idee calcistiche, che ha messo a frutto non tanto nell'arco delle sue prestazioni domenicali quanto proprio nella cultura del lavoro che ha sempre. Ah, ma non è vero che Marotta ne ha 25. Non è vero, perché poi Marotta ne ha 20 anche con Allegri. Stavo dando per scontato che Marotta fosse andato via subito. Non è vero, stavo contando i tre di Conte più quello di Conte all'Inter e quello che vincerà quest'anno. Ne ha 20 decisamente di più. Sono completamente fuso. Espresso durante la settimana, è un forte motivatore e quindi a lui dobbiamo riservare i migliori auguri di una carriera ricca di successi. Ma come capita spesso, si chiude questo capitolo. Il mondo del calcio voi lo conoscete bene, sapete che vive a una velocità straordinaria, brucia tutto con una facilità estrema, quindi si chiude un capitolo vincente, se ne apre immediatamente un altro. Che è incredibile pensare come Marotta dice nel mondo del calcio è la velocità qui e là, su e giù, e poi Allegri ci è rimasto 8 anni sulla panchina della Juve e vede sempre comunque la Juventus protagonista. Lo è stato nella storia, lo è nel presente, lo sarà nel futuro. L'obiettivo è sempre quello di continuare a vincere, perché questo ci impone la storia, come ci impone il blasone della sua storia, ci impone il palmarès, i successi che ha consolidato in questi tantissimi anni di storia. E quindi abbiamo dovuto agire con una velocità estrema, perché la stagione è iniziata già da qualche giorno. E allora abbiamo identificato quello che poteva essere, che poi si è appunto rivelato essere, il profilo più adatto per sostituire un allenatore vincente come Antonio Conte. Ma ci rendiamo conto della sliding door incredibile? Perché la Juventus voleva tenere Conte, cioè a tutti gli effetti la Juventus voleva tenere Conte, e magari Allegri aveva anche già accordi con altre squadre, si parlava di questa roba e poi è venuta fuori confermata. Invece no, Conte si dimette un giorno, dice guarda, mi dimetto. La Juve prende un allenatore che in quel momento era libero, che mai avrebbe immaginato di allenare la Juve in quella stagione, dato che il ritiro era già iniziato. Se lo tiene per 5 anni, vince per 5 anni, lo manda via, dopo 2 anni lo riprende e fa altri 3. Cioè, 8 anni di ciclo Allegri nati da un... Sentite, io non ce ne ho più di continuare a allenare la Juventus, mi dimetto. Cioè, ma ci rendiamo conto. E qui con me appunto Max Allegri, che voi ben conoscete. Max Allegri è un allenatore che ha dimostrato tutte le volte che è stato chiamato al primo anno di vincere, ha vinto un campionato col Sassuolo, ha fatto benissimo con il Cagliari quando è stato chiamato. Sì, ha vinto con il Cagliari. In una società che chiaramente vede la salvezza come obiettivo, direi,
principale, e quell'anno lui ha ottenuto dei risultati lusinghieri, tant'è che gli è stato poi attribuito il riconoscimento come miglior allenatore della Serie A, quindi questo è un riconoscimento ambizioso che Panchina poi d'oro. Ha ottenuto, e lui l'ha ottenuto essendo allenatore di una squadra di provincia e avendo comunque una giovane età. Sì, non sembra l'Allegri di oggi, ma sono passati 10 anni, è normale che sia così. Poi successivamente è stato chiamato dal Milan, nel primo anno ha conseguito un risultato vincente con la conquista dello scudetto. Apriamo questo capitolo con i principi e con, come dicevo, gli ideali che sono ben insiti nella nostra storia, con un obiettivo che è quello di continuare questo filone di vittorie. Che bei momenti! Oddio, ascoltate cosa... L'obiettivo è vincere! Oddio, che belle cose da ascoltare! Io chiudo qui velocemente. Quanto mi mancano queste frasi! Max Allegri, dopodiché siamo a disposizione per le vostre domande. È tutto, buongiorno a tutti, ben trovati. Prima frase di Allegri. Da oggi iniziamo a lavorare insieme, quindi sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda. Per me è un onore, è stato un fulmine a ciel sereno ieri quando sono stato chiamato. Secondo me pensava anche uno scherzo. Ciao Allegri, vuole andare a Juve? A Conte? No, Conte si è dimesso. Una roba del genere. Per dare la mia disponibilità ad allenare la Juventus. Sono molto contento, sono felice, so dell'importanza che ha quella di allenare la Juventus. E da oggi, da domani, inizierò a lavorare. No, oggi no, domani. Insieme alla società, insieme ai giocatori, a quelli che arriveranno ai nazionali che hanno partecipato al Mondiale, per andare incontro a una stagione importante. Una stagione tedeschi, vinto, Germania. Vincente. E per far questo ci vuole una buona organizzazione di lavoro, cosa che soprattutto negli ultimi 3 anni la società, i giocatori, gli allenatori hanno dimostrato. Sembra un'altra persona. Quindi, sono stato chiamato qui per questo, perché la Juventus è una società che ha storia, che ha tradizione, è una società che sta costruendo il presente e il futuro. Io in questo momento devo pensare al presente e al futuro, ereditando una squadra che ha vinto per 3 anni. Sono stati soprattutto i primi 2 anni affascinanti, soprattutto il secondo, quando io ero sull'altra panchina. Io oggi... In effetti il primo scudetto Allegri ce lo fa vincere al primo anno di Conte. Questa conferenza è online sul canale YouTube della Juve. Grazie a Fradamca per il 26esimo mese, grazie anche a Ale detto Allegri per il 28esimo. Grazie ragazzi. Sono qui per mettermi a disposizione della società, dei giocatori, e per cercare di contribuire a continuare a vincere a questa società. L'hai fatto, ma soprattutto si parlava di vincere, che bello. Che bello. Cioè, non ditemi, d'accordo, qui si stava già vincendo, era un ciclo, i giocatori, quello che volete, ma non ditemi che la mentalità vincente non passa da raccontarsi di voler vincere. È impossibile. Per forza di cose, se parli di vincere... Sentiamo i giornalisti che erano 10 anni fa. 10 anni sono tanti, eh? Tipo Giovanni Albanese. Buongiorno, non Antonio c'è. Romano di JTV. Buongiorno. Mm-hmm. Buongiorno, le do anche insomma il benvenuto da parte del canale tematico della Juventus, e quindi un abbraccio anche dei nostri abbonati. Volevo innanzitutto capire se, insomma, hai la grande esperienza, se c'è anche un po' di emozione per guidare questa Juventus. Ma innanzitutto mi ritengo... Ma che domanda è? Perché negli ultimi... Cioè, ma che domanda è? Ma ti puoi rispondere no? Non sono emozionato, non me ne frega niente. 4 anni, e questo è il quinto... Avere la fortuna di allenare il Milan e poi la Juventus non è da tutti. Sono emozionato perché sono al primo giorno e sono anche un po'... Primo giorno contro, quanti ne sono passati? Oltre 3.000. Arrugginito dalle conferenze stampa, perché ormai è 6 mesi che non faccio più una conferenza stampa e quindi oggi voi avete il vantaggio di trovarmi, non dico impreparato, però sicuramente un pochino arrugginito. E domani c'è la numero 700 milioni, quindi... Ripeto, per me è un onore, è uno stimolo importante, soprattutto per cercare di continuare a vincere. Tiro delle testate al muro. Guido Vacciago, Tutto Sport. Vacciago?
mi sembra, non giriamoci intorno, mi sembra che intorno a lei ci sia lo scetticismo dei tifosi, non hanno preso benissimo la sua nomina, forse lei paga il passato milanista, quindi è una questione di colore. Come pensa di poterli riconquistare? Domanda appena di facciamo subito. Ma innanzitutto capisco lo scetticismo dei tifosi, perché in un giorno praticamente è cambiato l'allenatore della Juventus. Come riconquistarli? Con i risultati, col lavoro, con il rispetto e con la professionalità. Sicuramente poi i tifosi, come tutti voi, avranno modo di conoscermi. Capisco l'importanza di allenare la Juventus, ho fatto 4 anni di Milan e quindi credo di essere in grado e pronto per cercare di continuare questa. Allegri si è fatto 12 anni tra Juventus e Milan comunque. Striscia di risultati che negli ultimi 3 anni la Juventus ha conseguito, e soprattutto magari cercare di migliorarli. Arrivato con la migliore delle intenzioni. Paolo Aghemo di Sky Sport. In parte ha già risposto per quelle che erano e sono le difficoltà ambientali nelle quali di fatto si trova, per quanto riguarda almeno sul web, sui social, l'atteggiamento dei tifosi in queste. E si parlava già di web e social. Cioè io avevo aperto il canale YouTube da 4 mesi. Due mesi di canale YouTube a luglio 2014. Si parlava già di social e robe del genere. Ore. Le chiedo invece quali possono essere le difficoltà tecniche nel prendere la guida di una squadra che ha dominato in Italia per 3 anni, ha vinto tutto quello che c'era da vincere in Italia, e se questa squadra può arrivare fino in fondo in Champions League, può essere già una squadra all'altezza di combattere con le grandi big europee, visto che questo era un punto sul quale Antonio Conte insomma batteva spesso, la difficoltà di vincere la Champions League. Per quanto riguarda i tifosi, ripeto, è normale che ora in questo momento ci sia una reazione per il cambiamento di guida tecnica, per il cambio di guida tecnica, soprattutto perché Antonio Conte rappresentava, oltre che l'allenatore degli ultimi 3 anni, ha rappresentato tanto per la Juventus sia da giocatore che nello stesso tempo da allenatore. Per quanto riguarda la squadra, in Italia ha dominato, quest'anno ha fatto qualcosa di straordinario, sicuramente bisognerà migliorare in Champions. La società ha una strategia oculata di mercato, sta cercando di rinforzare la squadra per renderla ancora più competitiva, oltre che in Italia ma soprattutto in Europa. E in realtà quell'anno arrivano 3 giocatori, Pereira, Evra, Morata, e fanno tutta la differenza del mondo anche loro. Risponde anche Marotta alle domande o solo Allegri? No. Ok. Francesco Marino, Rai, buonasera. Ha definito straordinario, positivo il rapporto di questi 3 anni con Conte. Sturaro, gennaio. Te volevo una definizione però per quelle ultime 24 ore. Indietro. Ma devo dire che ieri si è visto l'epilogo di un confronto che si è consumato nell'arco degli ultimi mesi, voi lo sapete, da parte nostra, da parte della società, dal presidente a tutti i più stretti suoi collaboratori, quindi me, Fabio Paratici, Pavel Nette, abbiamo tentato in tutti. Cioè non c'è più nessuno se non Allegri, quella gente qua citata, incredibile. Modi di tenercelo stretto, uso questo termine molto significativo. Perché riteniamo e ritenevamo che, cioè, neanche dei giocatori c'è più nessuno, cioè è rimasto ragazzi letteralmente solo Allegri, Marotta, Paratici, Nedved, Agnelli, giocatori, nessuno, è rimasto letteralmente solo Allegri, che sia un allenatore, 10 anni, ho detto, vincente, un allenatore che ha sicuramente contribuito in parte rilevante al raggiungimento di questi straordinari obiettivi. E no, non c'era Sandro. Ci sembrava una cosa logica. Arrivò 2 anni dopo, o l'anno dopo. Chiaro che questo confronto è stato un confronto dove da una parte c'era la volontà della società, dall'altra, come lui stesso ha esplicitato in alcune interviste, diciamo, in termini del campionato, neanche Manzando appunto la volontà di... Pinzolli giocava a Modena, mi sa, quell'anno.
anche fermarsi per, non dico un anno sabbatico, ma comunque per fermarsi. E quindi questo ha portato, come ho detto, da parte nostra al tentativo di tenerlo stretto. Dopodiché, quando si è ripresentato al raduno della squadra, c'è stato un ulteriore nuovo confronto in cui sono emerse ulteriori difficoltà, ma non legate alla, ad aspetti di calciomercato, non legati ad aspetti organizzativi, bensì a questo, chiamiamolo, disagio. Che politichese incredibile, Marotta. A motivi che chiaramente per questioni anche di rispetto non sto a dirvi, ma che devono essere assolutamente condivisi da noi, fino al fatto che siamo arrivati a, a stipulare questa risoluzione del contratto, uno strumento direi che abbiamo utilizzato, ma che in realtà porta, come ho detto prima, alla conclusione di un'esperienza assolutamente straordinaria. Che politichese incredibile. Buon pomeriggio, Fabrizio Ferrero, Sport Mediaset. La prima cosa che è venuta in mente, anche ai tifosi che abbiamo sentito oggi mentre aspettavamo fuori da sera Juventus... C'era Padoin. Padoin e Allegri. Sono rimasti loro due. E ovviamente il rapporto Allegri-Pirlo, no? Se l'aspettava... Rapporto Allegri-Pirlo, ovviamente, certo, perché era andato via dal Milan, ma pensiamo che poi Pirlo è stato l'allenatore della Juventus e Allegri ha fatto le scarpe a Pirlo per tornare a essere allenatore della Juventus. Ma ragazzi, ma in 10 anni, ma quante robe restano? Restano, succedono. Questa domanda, togliamocela subito. Vi siete sentiti? Presto aspetterà che tornerà dalle vacanze? Cosa no, c'è di vero? No, innanzitutto partiamo dal presupposto che con Andrea ho un ottimo rapporto. Non ci siamo sentiti perché fino a stamani mattina, fino a 2 ore fa, non ero allenatore della Juventus e quindi non mi sembrava il caso. Era allenatore da 2 ore questa conferenza. Per quanto riguarda Andrea, Andrea è un campione. Fino a che è stato al Milan con me, soprattutto fino a quando, in quell'annata non fortunata per lui perché poi ha avuto degli infortuni, ha sempre giocato, ha fatto degli anni indimenticabili al Milan, li sta facendo alla Juventus, quindi io sono fortunato a ritrovare Andrea. Purtroppo nel calcio le cose pensi che a volte vadano in un modo, invece vanno in un altro, e quell'anno lì Andrea ha subito una serie di infortuni, poi ha fatto fatica a rientrare, alla fine, come ho spiegato tantissime volte, come alla fine è successo, la società Andrea insieme a me è stata presa questa decisione. Andrea ha preso una decisione di venire alla Juventus. Io fortunatamente dopo 3 anni lo ritrovo. Ha fatto un grande mondiale, ha fatto 3 grandi stagioni, quindi ripeto, sono fortunato e con Andrea non ci sono mai stati assolutamente problemi. Allora, su questo ho un aneddoto. Non è così. C'è stato effettivamente qualcosa. Non avevano un gran bel rapporto. Se la sono messi via quando Allegri è arrivato alla Juventus. Poi non so dopo, successivamente, il discorso allenatore, Pirlo esonerato, torna Allegri, quello non lo so. Però c'era stata della ruggine e se la sono messi via semplicemente per andare avanti insieme alla Juve. E mai ho messo in discussione le qualità di Andrea, anche perché questo veramente mi darebbe del matto. Troppo forte Pirlo e basta, ci sta. Sì, Mirko Graziano, Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Buongiorno Max. E volevo chiederti invece, visto che la Juventus ha praticamente bloccato un giocatore che si chiama Evra, cosa ne pensi di questo giocatore? Che si chiama Evra, come se fosse uno che non esiste. Chi è, boh? E che in questo momento che tipo di Juventus tu hai in mente, cioè per ripartire dal tuo 4-3-3 oppure aspettare di vedere la rosa e poi adattarti? Che poi tipo il 4-3-3 per Allegri, sì, l'ha provato ogni tanto al Milan, ma lui è sempre stato uno da trequartista. Come hai sempre fatto nella tua carriera? Ma innanzitutto Evra non è un giocatore che non si discute, è un giocatore che ha fatto grandissime cose al Manchester United, di caratura internazionale. Per quanto riguarda la Juventus, non sono ancora arrivato praticamente. Come no? Sei. Conosco la squadra perché... Grazie per Super Sub. In questi 3 anni e mezzo ci sono state delle belle partite.
e conosco perfettamente i giocatori. Credo che in questo momento stravolgere la squadra non ha nessun senso ed è da persone poco intelligenti. Lavorerò sulle caratteristiche dei giocatori, una squadra che per 3 anni ha fatto grandissime cose. È normale che porterò degli accorgimenti sempre in base alle caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Infatti parte anche il 3-5-2 e per poi passare al rombo pian pianino. Quindi non è mia in questo momento intenzione pensare di stravolgere un sistema di gioco che funziona. Sicuramente dovrò portare degli accorgimenti. Per poi tornare al 3-5-2 10 anni dopo. Per cercare di andare a migliorare una squadra già che ha fatto grandi cose. Buonasera mister, Filippo Bonsignore, Corriere della Sera. Buongiorno. Buongiorno. È 10 anni che Filippo Bonsignore va. Volevo chiederle, lei diceva come obiettivo continuare a vincere, confermarsi in Italia, quindi può essere il primo passo importante, no? Come ricordava anche il direttore prima, per confermare il suo buon primo anno, la sua buona tradizione del primo anno. Quindi anche Llorente l'altro giorno al raduno ha detto fare il quarto scudetto consecutivo sarebbe una gran cosa per noi. Lei pensa lo stesso o comunque anche, come dicevano i colleghi prima, il traguardo europeo può essere un traguardo possibile? Grazie. Ma è normale che in Italia la Juventus sia la favorita perché dopo 3 scudetti, perché in questo momento, e bisognerà vedere alla fine del mercato cosa faranno anche le altre squadre che si stanno muovendo, ci giocheremo il campionato fino alla fine. In Europa ci sono i grandi club che hanno fatturati completamente diversi, però attraverso un'organizzazione. Questa parola, sentirla oggi, mi va di traverso il pranzo. Organizzazione. Come ho detto prima, una strategia oculata di mercato, e come è stato l'esempio quest'anno l'Atletico Madrid, abbiamo il dovere di fare una grande Champions, perché l'abbiamo fatta, direi. Direi di sì. La Champions ha un fascino particolare, e perché credo che la Juventus debba stare sicuramente tra le prime 8 d'Europa. Buonasera. La Juventus deve stare tra le prime 8 d'Europa. Ben arrivato Luca Pasquaretta. Grazie. Il messaggero QS del secolo. Le volevo chiedere 2 curiosità. Se Pirlo vede davanti alla difesa o come mezzala, e se prima ha parlato di che non vuole stravolgere la squadra, se pensa anche di giocare con la difesa 3. Andrea ha sempre giocato davanti alla difesa, poi con me ha giocato una volta da interno a sinistro, perché la squadra ad un certo momento del campionato era sistemata in un altro modo e io mi serviva uno che giocasse in quella posizione. Pirlo mezzala proprio, guarda. Andrea 4 anni fa lo poteva fare, l'ha fatta anche al mondiale facendo delle buone prestazioni. Ma perché c'era stato tipo un anno che abbiamo giocato con De Rossi davanti alla difesa, Pirlo e Marchisio, c'è una roba del genere. È normale che il suo ruolo è quello davanti alla difesa. Per quanto riguarda la difesa 3, poi durante il campionato ci saranno partite, spezzoni di partite dove si potrà passare alla difesa 4. Io devo sfruttare i giocatori al meglio per le caratteristiche dei loro giocatori. Per le caratteristiche dei loro giocatori. Non è che sono... Ma no, qui, dove ho allenato, da quando sono partito... dalla lontana Aglianese, che era la vecchia C2, che magari inizi in un modo, pensi di giocare in un modo e poi ti trovi, hai dei giocatori con caratteristiche che ti fanno giocare in un altro modo, e quindi non è assolutamente un problema. Sì, l'atmosfera è diversissima da quella di oggi. L'importante alla fine è cercare di creare i presupposti per vincere, che poi dopo ti giochi a 3, a 4, a 5, a 2 vincere. Madonna, che parole uscite proprio dal vocabolario. Importi ben po'. Uscite dal vocabolario. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Massimiliano Nerozzi della Stampa. Incredibile. Per l'allenatore. Sto tono. Se è un'avventura più difficile venire dove ci sono 23 scudetti di trofea o è più stimolante?
E invece a Marotta volevo chiedere se è vera la notizia che alcuni giocatori hanno chiesto un incontro sulla società per parlare del momento e se ieri avevate avvertito qualche giocatore. Infatti qua c'era la preoccupazione che i vari Pogba, Vidal, così potessero... C'era Pogba! Me l'ero scordato, non solo Padovic, c'era Pogba e c'era la paura di poterlo cedere. Invece adesso non si vedrà rescindere il contratto. Del cambio di allenatore, grazie. C'era Pogba. Beh, che qualche giocatore abbia chiesto il confronto, assolutamente una falsità assoluta. Devo dire, come è normale che sia, ma questo fa parte dell'ABC del dirigente calcistico, in caso del genere è chiaro che tu fai un giro di telefonate con i tuoi giocatori avvertendoli sia della chiusura di un'esperienza, quella di Conte, e sia, voglio dire, il fatto che siamo Pirlo l'ha tirato tante di quelle bestemmie. Allenatore. Ora non abbiamo parlato esplicitamente di Massimiliano Allegri, perché evidentemente l'ufficialità l'abbiamo data poche ore fa. No, Miretti non aveva 8 anni. Ildiz aveva 8 anni qua. Ildiz aveva 8 anni, Miretti ne aveva 10. Di conseguenza è chiaro comunque 11, che il rapporto che c'è con i nostri giocatori è un rapporto molto schietto, costruttivo, basato su fiducia reciproca, perché non dimentichiamoci che qui abbiamo dei professionisti che al di là del valore che esprimono in campo sono degli uomini, parlo diciamo dal nostro capitano Buffon, per dire Chiellini, Pirlo e tanti altri, e quindi il giro di telefonate è stato fatto da me e da Fabio Paratici. È chiaro che il confronto più analitico lo potremo fare quando torneranno dalle rispettive vacanze, ma questo mi pare una cosa, come ho detto prima, logica. Il logico è dubitare. Beh, Marotta e Giuntoli fanno due mestieri diversi anche. Dubitare che la squadra non sia coerente con quelle che sono, diciamo, le decisioni della società. Se la sfida è difficile... Cavolo, si è ricordato la domanda. Fateci caso, adesso le conferenze stampa, quando ne fanno due, risponde la prima e dice qual era l'altra? Sempre, qua se l'era ricordata. O stimolante, credo che è molto stimolante, perché arrivare al quarto scudetto di fila non è una cosa semplice, però è una sfida che mi stimola molto, soprattutto per cercare di raggiungere questo traguardo e soprattutto per cercare di fare un'ottima Champions. Da quando non ha più i capelli. Buongiorno mister, benvenuto. Buongiorno, grazie. Nicola Gallo, Telelombardia, Antenna 3. Volevo chiedere se ha già incontrato la squadra, se lo farà in serata. E poi al direttore volevo chiedere se voleva mandare un messaggio ai tifosi che sono un po' disorientati perché hanno perso un punto cardinale, insomma, la loro guida, e anche da alcune voci di mercato che riguardano, per esempio, Vidal. Per quanto riguarda, no, non ho ancora incontrato la squadra, perché sono arrivato qui a fare la conferenza. Stasera incontrerò la squadra e da domani inizierò a lavorare. E completo anche questa sua risposta dicendo che dopo questa conferenza stampa ci recheremo a Vinovo, dove avremo il primo a Vinovo confronto con i protagonisti, quantomeno coloro i quali sono presenti a Vinovo. Come sapete, buona parte dei nostri giocatori in questo momento è impermesso, quindi c'è il primo... Addirittura erano impermessi i giocatori, cioè erano in ritiro, avevano iniziato il ritiro, quel giorno erano impermesso. Pensa a te, perché probabilmente non sapevano chi far gestire l'allenamento. C'è il primo confronto con la struttura, ci sarà anche il confronto con i componenti della società che continueranno a collaborare, preso atto del fatto che chiaramente Massimiliano Allegri verrà anche con un staff di sua fiducia, e quindi il primo confronto lo avremo più tardi. Per quanto riguarda la domanda che mi è stata posta, è evidente che i tifosi oggi sono disorientati da una parte, direi principalmente, perché abbiamo perso una figura importante nella scacchiera della società. Come ho detto prima, gli elogi ormai li abbiamo un po' finiti, terminati, riferiti, quindi mi pare che continuare a parlare del bene di Antonio Conte rischia di essere anche controproducente, ripetitivo. Quindi capisco quello che oggi attraversano i tifosi. Ma come parla bene Marotta, ragazzi?
Parla molto bene. Dura ancora una decina di minuti. Devono essere certi che la Juventus è una società seria, che quando fate le scelte le fa con oculatezza, ma soprattutto la Juventus è una società, come ho detto prima, che ha alla sua un blasone, un palmarès, ha delle vittorie, e quindi obiettivamente bisogna guardare il presente e il futuro con grande realismo, ma con grande ottimismo, certi che il management, il presidente, tutti i collaboratori daranno il massimo perché si possa continuare a vincere. Vincere. Ultime tre domande. Subidale, vero? Futuro di Vidal, futuro di Vidal, ma Vidal è un giocatore della Juventus, sono state scritte tante cose. Su Twitter e l'hype che stanno mettendo, qualcosina somma non riguarda la Juve. Dovrebbe, da quello che mi hanno detto, uscire stasera una notizia su un'altra squadra italiana, che vediamo comunque in questa schermata. Di fatto noi non l'abbiamo mai messo in vendita, devo dire invece che è un giocatore che ci è stato chiesto da club importanti, non ci siamo mai seduti al tavolo della trattativa, risulta essere, diciamo, uno dei principali attori di questa squadra, e quindi da parte nostra ce lo teniamo ben stretto. Poi voi sapete, ma questo non è mettere le mani avanti, che da una parte c'è la società, ma dall'altra c'è anche il giocatore, che per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, è colui il quale decide sempre il suo futuro. Ma da questo punto di vista dobbiamo anche essere tranquilli, perché... Ma, cioè, ma Vidal è andato all'Inter? Boh. No, ragazzi, vi ho detto che la vedete in questa schermata, la squadra. Indizio più grande di così. Ancora ieri Vidal ha manifestato la sua felicità nel continuare l'esperienza con la Juventus. E se questa sua felicità continua a esserci, coincide esattamente con quella che è la nostra volontà, che è quella di trattenerlo. Buonasera Allegri, benvenuto. Buonasera. Luca Cilli, Sport Italia. Mister, volevo chiederle cosa pensa di poter dare in più a questa squadra rispetto ad Antonio Conte, quali garanzie tecniche sul mercato? Niente, io ragazzi non so, ma non, tanto stasera dovrebbe uscire, se è vera sta roba stasera esce, tra stanotte e domani, quindi... Ha chiesto al club, e state tranquilli. Quanto sono importanti Pogba e Vidal per la Juventus che hai in mente? Ma quanto posso dare di più di Conte? Conte credo che, ripeto... Ragazzi, rimaniamo concentrati su sta roba qui. Non so che cosa succederà, so che c'è qualcosa che verrà fuori. Io... Adesso, ragazzi... No, perché non ho neanche la certezza che succederà, quindi a me mi hanno detto una roba, vediamo cosa succede, ok? Stop, questo è tutto quello, basta. Non lo so, grande, piccolo, non lo so, non ne ho idea, non lo so. Dai, via! Ha fatto tre anni importanti, grandi risultati, cercherò di andare a migliorare ancora questa squadra, soprattutto... di andare a cercare di vincere il quarto scudetto e di fare... Mamma mia, cercherò di vincere. E, come ho detto prima, una Champions importante. Per quanto riguarda Pogba e Vidal, Pogba, giocatori di livello internazionale, sono giocatori fondamentali e quindi sono contento di allenarli. Vorrei chiedere al direttore, sono Emanuele Gamba di Repubblica, buongiorno. Gamba, anche lui c'è ancora. Perché hai scelto Allegri e non un altro, ad esempio Mancini, che sembrava uno, che era un nome comunque. Ma poi che domanda è da fare davanti ad Allegri questo? Cosa vi ha fatto pendere verso Allegri? E ad Allegri, se non ha paura di trovare una squadra complicata dal punto di vista delle motivazioni, spesso succede che dopo trienni così intensi arriva l'anno dello scarico, ed era una delle grandi preoccupazioni di Conte, se non pensa che sia molto difficile ricaricare una squadra e trovare il feeling con una squadra che era abituata di... Cioè qui eravamo a un terzo del ciclo di scudetti, un terzo, identificarsi totalmente
con l'allenatore che ha avuto? Ma come ho detto prima, chiaramente tutte le scelte vengono condivise, quindi è evidente che abbiamo valutato il momento, devo dire, inaspettatamente è arrivata questo diciamo, divorzio, questa risoluzione consensuale con Conte, e ci ha trovato sicuramente impreparati. Ho detto che il calcio è un'attività che brucia tutto con una velocità estrema, ma continua a vivere, e di conseguenza ieri si è chiuso un capitolo, oggi obbligatoriamente dovevamo aprirne un altro, quindi le scelte dovevano essere immediate e dovevano portare a un profilo, a una definizione di un rapporto contrattuale con un allenatore che avesse le stesse caratteristiche di Antonio Conte. Diciamo che tra Allegri e Conte le caratteristiche ce ne sono ben diverse, in tutto. Che fosse un vincente, che avesse grandi motivazioni, che avesse delle ottime idee di calcio, e quindi abbiamo ritenuto senza ombra di dubbio, quando poi abbiamo definito la separazione da Conte, di trovare questo profilo in Massimiliano Allegri. Ho detto prima, i suoi primi anni sono sempre contraddistinti da risultati vincenti. Ma sembra quasi che l'abbiamo preso per questo, perché nei primi anni è stato bravo. Tutte le categorie dove ha allenato, e di conseguenza questo è di buon auspicio per quello che noi chiediamo a lui, cioè che è quello di continuare a vincere. Piango tantissimo. Faccio da rispondere alla... Per quanto riguarda... Ma si ricorda tutte le domande, se le ricorda. Per quanto riguarda una squadra pagata, credo di no, perché nel DNA della Juventus non esiste questa parola. Come diceva l'avvocato, non esiste. Pagata, credo di no. Faccio da rispondere alla... Per quanto riguarda una squadra pagata, credo di no, perché nel DNA della Juventus... Non esiste questa parola. Come diceva l'avvocato, la prossima vittoria è sempre la più bella, e quindi credo che sia stimolante per me e sia per i giocatori, quindi io sono nuovo per loro e loro sono nuovi per me, quindi da quando rientreranno tutti inizieremo a lavorare per cercare di continuare a vincere quello che è stato fatto in Italia, ma non è scontato, però bisogna cercare di farlo, creare i presupposti per farlo e, ripeto, migliorare i risultati di Champions, che non è assolutamente facile, però abbiamo il dovere di provarci di farlo. Ok. Ciao, Barilla, Corriere dello Sport Stadio. E, dunque, volevo fare la stessa domanda di Gamba. Perché ride tutte le volte che un giornalista gli fa una domanda? Quindi la evito. E ti faccio una domanda di mercato, una a te e una al direttore. E abbiamo parlato di Bra. C'era un'altra trattativa ben avviata col vecchio tecnico, che era Morata. Volevo sapere se lo conosci, cosa ne pensi e se darai l'avallo per un affare che sembra fatto. E al direttore invece pare che i turbe stia andando verso la Roma. E no! È un obiettivo perso o ancora pensate di poter rilanciare in qualche modo? Grazie. Per quanto riguarda Morata è un giovane del Real Madrid, ha le potenzialità per diventare un campione, e quindi a livello tecnico posso dare solamente che un giudizio positivo. Me non aveva mai visto giocare Morata. Non aveva mai visto giocare quando gli hanno fatto questa domanda. Politichese puro anche qua. Dunque, per quanto riguarda la domanda che hai fatto a me, è evidente che con un cambio di allenatore bisognava un attimo fermarsi, confrontarsi, quello che abbiamo fatto con Massimiliano Allegri, perché le idee non sempre sono le stesse dal punto di vista di quello che poi è l'espressione tattica, e quindi ci siamo confrontati, io, lui, con il Paratici, presidente, e abbiamo così fatto un consuntivo di valutazioni e di caratteristiche, di profili di calciatori che possono anche essere diverse da prima. Quindi Turbe era davvero concretamente un obiettivo di mercato e si è scelto semplicemente di lasciarlo andare. Quindi questo si inserisce anche la domanda specifica relativa ai Turbe. I Turbe sicuramente è un giocatore importante, un giocatore di valore, ma quando noi facciamo dei sondaggi li facciamo sia anche per
capire quello che è la disponibilità della società venditrice e sapere anche quale può essere il prezzo e la valutazione che accompagna l'eventuale... Sì, fosso scampato, possiamo dire, dopo 10 anni, ecco, riassumiamolo così. La nostra esplorazione. In questo caso abbiamo sì, perché non devo nasconderlo, non devo negarlo, avuto dei confronti con il Verona, poi l'accordo con il piano si è... Era da prendere Giorginio più che i turbo da quel Verona. Fermata, come dicevo prima, perché a seguito anche di questo cambiamento repentino della conduzione tecnica, anche i nostri obiettivi sono un po' differenti. Ci sarà il primo buona giornata di Allegri? Grazie, buonasera. No, buonasera, buonasera, buonasera. Foto di rito. Pensa te. E vabbè, signori, questa era la prima conferenza stampa di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Anzi, neanche. Presentazione, ancora prima. Fatemi sapere nei commenti la vostra opinione. Ciao.